Alberto Giuliani, una grande vittoria qui a Modena, soprattutto devo dire per quel secondo set, sotto di 6 punti, era uscito Kopar per infortunio, qui ho visto la squadra fare il passo avanti, forse qualche settimana fa questo set sarebbe stato perso. Ma questo non lo so, so che abbiamo mantenuto la calma, abbiamo cominciato a sbagliare di meno, in particolare al servizio, la flottante ci ha aiutato molto a ingranare nel muro difesa che ci ha portato veramente tanti punti, questi fondamentali, come sapete voi mi insegnate, che sono sicuramente indice di qualità tattica ma anche e soprattutto di qualità agonistica. Grande attenzione della squadra, grande concentrazione, proprio una lupa sul pezzo. Sì, sapevamo che era molto importante vincere qua, come sappiamo che ancora non abbiamo fatto niente, quindi adesso bisogna resettare, bisogna soprattutto verificare le condizioni di recover, purtroppo, e poi bisogna pensare a domenica perché sarà un'altra gara lottatissima come questa. Inizio di Gurek così poi è entrato in partita. Beh, normale, è entrato in un clima molto pronto all'agonismo, lui è entrato un po' meno pronto degli altri, però pian piano si è fatto valere anche dalla linea di 9 metri, ha realizzato un punto molto importante che ci ha consentito di chiudere il secondo set, quindi credo e spero che possa ritornare ai livelli dove eravamo abituati a vederlo giocare a altissimo livello. Un applauso per i coraggiosi da Macerata che sono riusciti a farsi sentire con 5.000 spettatori. Bravi, veramente bravi, in questo palazzetto stracolmo di tifosi modenesi. I nostri 100 hanno dato il massimo, anche loro. C'è da mantenere la testa fredda perché nei playoff lo sappiamo. Assolutamente, la squadra lo sa. Cominciano a dirselo da soli, quindi questo è un aspetto molto, molto positivo, si vede che hanno capito come funziona i playoff. Mi è piaciuto molto che continuavano a ripeterselo anche durante la gara, quindi questo è un segno che la maturità sta crescendo.